da Lubi BPA Sport Center di Jesi, da Giancarlo Esposto e da Carlo Audino. Buonasera, buonasera. Intanto il primo saluto va agli amici di Senigallia per tanti motivi. Intanto agli amici della Summer League, a me mi vengono in mente Sciarro, Paschi, ma la lista è lunga, rischiamo anche di far torto a qualcuno, no Carlo? Ma sono grandi persone con le quali c'è un rapporto d'amicizia che va al di là di questo derby. Assolutamente, infatti non c'era mai stato questo derby e c'erano state diverse partite di prestagione, qualche amichevole, non solo quest'anno come abbiamo visto al torneo proprio a Senigallia, ma anche negli anni scorsi, quindi ritrovarsi qui è come anche ritrovare degli amici. È vero, è un derby non derby da un certo punto di vista, poi vedremo sul campo quello che accadrà. Sono due punti fondamentali per l'Aurora, perché io sono dell'avviso che ha sciupato una clamorosa occasione a Cesena, sei d'accordo? Diciamo che si poteva assolutamente conquistare quella vittoria, c'è da registrare però che è arrivata contro una squadra molto forte, una vera e propria corazzata, che tra l'altro è una squadra che per come è impostata fa giocare male le avversarie, infatti si è visto, e per Jesi questa la sconfitta di Cesena non deve essere non soltanto una mancata occasione ma anche un punto di partenza, perché comunque 58 punti fatti segnare a una squadra del genere sono un gran bel segnale, e questa sera i punti diventano doppi, non tanto perché è un derby ma perché in casa, in questo campionato, chi fallisce rischia di rimanere un po' indietro. Sono d'accordo, ecco, si poteva tornare a Cesena con due punti, oggi l'Aurora sarebbe in testa alla classifica, il campionato peraltro ancora è molto lungo, per cui è tutto comunque da decifrare. Pensiamo a questo derby, abbiamo detto Jesi e Senigallia si incontrano dopo svariati anni, l'ultima volta fu in Serie C e c'era Gallucci, che ho intervistato in settimana per il giornalino della società, perché era allora giocatore di Senigallia e ci faceva soffrire perché aveva anche quella volta una buona mano, poi è diventato presidente dell'Aurora che è salita in A1. E parliamo di questo derby, la Senigallia è una squadra che comunque è di categoria, perché da alcuni anni sta facendo davvero molto bene in Serie B. Assolutamente, diciamo che è un derby, questo derby speciale, e per quanto ha fatto bene Senigallia è dovuto anche a qualche protagonista che adesso veste l'altra canotta, ossia i senigallesi doc, Fabio Giampieri, Riccardo Casagrande, Coach Valli, che è stato l'artefice di quasi tutte le ultime partecipazioni fino alla stagione 2018, se non andiamo errati, è stato sulla panchina di Senigallia, e poi soprattutto quello che è sempre stata Senigallia, ossia una realtà molto consolidata, con uno zoccolo duro di tifosi, una buona tradizione, e stasera poi Giancarlo vedrai che ci faranno soffrire. Sono d'accordo, siamo pronti per la palla a due, poi parleremo anche dei protagonisti di questa partita, apriremo una bella parentesi per Pierantoni, che è un giocatore ormai diventato il simbolo di questa squadra, e poi di Franco Migliori, che torna in maglia Aurora dopo diverse stagioni. Migliori ci ricorda veramente gli anni belli della gestione Fileni, quando Jesi batté Caserta e lui era avversario, e poi gli anni successivi lottò con Caserta per la promozione in A1, quindi sono veramente bei ricordi legati ai Migliori, che per ora parte dalla panchina, poi vedremo sicuramente in campo. Intanto Lovisotto perde la maniglia, però c'è stato un intervento risolutivo di Pierantoni, palla in fondo al campo, 9 secondi di possesso per l'Aurora, vediamo come si snoda questa azione di attacco. La rimessa effettuata da Casagrande, poi palla che arriva in angolo a Pedersini, non c'è tanto spazio sul mezzo angolo per Casagrande, bel movimento in uno contro uno, ma gli fischiano un'infrazione di passi. Non protesta nemmeno Casagrande, la sensazione è stata quella che ha leggermente trascinato il perno. Diciamo che ha avuto poca aderenza in questo primo attacco, però già si è visto un leitmotiv, ossia Senigallia è una squadra molto mobile, una squadra con Pierantoni che è l'unico 5 veramente di ruolo, adesso lo sta dimostrando, è andato a giocare spalle a canestro sbagliando la conclusione. Però è una squadra che può essere attaccata, perché il resto, diciamo che sono due squadre molto molto simili come impostazione. Diciamo, si sono abbastanza speculari. Intanto bel rimbalzo in difesa di Casagrande, subisce fallo peraltro per uno scontro fortuito da Pierantoni, primo fallo per Pierantoni, e si ritorna sull'altra metà campo. In precedenza
c'era stata, ora avete un po' di zone press e rischia qualcosa Iesi in questa occasione. Non c'è stata subito prontezza per controbattere a questa pressione sulla rimessa. Vedremo poi se Senigallo imposterà la partita così, quantomeno in queste fasi. Intanto Lovisotto a centro area, Casagrande il fallo. Fallo di Cicconi Massi, si va in lunetta. Disattenzione di Cicconi Massi che si è fatto passare completamente davanti Capitan Casagrande, e dici bene Giancarlo, sarà la chiave della partita, ossia cosa avrà preparato coach Foglietti per imbrigliare l'attacco iesino, mentre Casagrande sblocca il punteggio con il primo libero a referto, e cosa avrà preparato poi Valli per non farsi imbrigliare. Ricordiamo che oltre a essere precampionato e comunque un momento delle due preparazioni diverse, però anche nell'ultimo precedente al torneo proprio di Senigallia c'era stata questa sostanziale differenza con Foglietti, che aveva già preparato la partita come se fosse una partita di campionato. Intanto 1-2 per Casagrande, poi bel gesto atletico nel tentativo di recuperare una palla che però finisce a fondo campo. Bella, buona la difesa di Iesi in questa occasione, si può andare in contropiede, lo chiude Pedersini, mamma mia con qualche brivido, ma è il 3-0 per la squadra di casa. Buona partecipazione di pubblico arrivato da Senigallo, pubblico correttissimo che noi conosciamo da anni. E ora centro area Gurini, forse si poteva fischiare infrazione di 3 secondi. Poi ancora una indecisione da parte di Pier Antoni. La deviazione vincente è stata del difensore Casagrande, direi che sente il derby, ma è il più presente forse dei giocatori di casa in questo inizio. Assolutamente, da una parte e dall'altra, a rimbalzo come in difesa e in attacco. E tra l'altro è anche, mentre Magrini no, diciamo che non ha trovato la forza adeguata nelle gambe, e Senigallo è già dall'altra parte a correre, diciamo che è importante la scelta di coach Valli, ossia Casagrande, un giocatore mobile che in gergo tecnico continuerà sempre a girare intorno a Pierantoni per non dargli un riferimento appunto su un 5 di ruolo, quando il 5 di ruolo in attacco è sulle tracce di Cicconi Massi, entrambi comunque due lunghi molto mobili. Intanto proprio Cicconi Massi sigla il primo punto in favore della Golden Gas, 3-1 Aurora a 8-17 dal termine di questo primo quarto, secondo tentativo per lui, assegna anche questo, 2-2 per lui, e quindi un solo punto a dividere le due formazioni. Questa volta Iesi riesce a rimettere dal fondo con estrema velocità, ovviamente gli avversari cercheranno di limitare anche questa propensione in velocità dell'Aurora. Ora perde palla però la squadra di casa, non arriva a destinazione l'assist di Pedersini, che pure aveva avuto una buona iniziativa, però lui e Lovisotto non si sono capiti, peccato. Vediamo l'azione del potenziale sorpasso Senigallo. Paparella dietro il picker, dietro il blocco, questa scelta andrà assolutamente curata, perché specialmente poi nelle fasi finali Paparella è quel tipo di giocatore che quando il pallone poi pesa le sue percentuali si alzano vertiginosamente. Recupero che non si concretizza perché Casagrande ha pestato la linea, però diciamolo Giancarlo, un'altra azione generosissima di Capitan Casagrande, che evidentemente stasera ci tiene molto. Allora ancora Aurora in vantaggio per 3-2 con la palla in mano, bella palla sotto per Pedersini, poi non arriva a destinazione l'assist per Casagrande, ma questa volta c'è una deviazione della difesa. 7-34 al termine di questo primo quarto, un solo punto di vantaggio per l'Aurora Basket, punteggio che per il momento sembra abbastanza basso. Vediamo questa azione, Casagrande va a cozzare con il difensore, poi ancora Casagrande e c'è il fallo della difesa. Era un po' al limite, però direi che ci può stare il fallo della difesa piuttosto che il fallo in attacco. Gurini era esattamente con i piedi al di fuori del semicerchio, quindi da quel punto di vista non è per quella che è arrivata la penalità. Diciamo che le gambe sono arrivate un po' leggermente troppo tardi perché venisse fischiato lo sfondamento. Con un millesimo di anticipo la difesa sarebbe stata eccezionale, però abbiamo visto, Giancarlo, molto importante, già un primo accenno di zona e la scelta di mettere Casagrande in punta, che intanto manda a bersaglio secondo tiro libero della sua partita su 3 tentativi, è quello che può sbrogliare, diciamo, la situazione con Capitan Casagrande, che è veramente l'artefice di quasi tutto l'attacco iesino fino a questo momento. E intanto
Roberto Magrini va a segnare il sesto punto dell'Aurora. C'era stato in precedenza l'errore al secondo tiro di Casagrande, che però è andato a recuperare in rimbalzo, pensate, proprio lui il tiratore, quindi disattenzione difensiva di Senigallia che non ha lavorato bene sul taglio fuori. Intanto Paparella lungo, non trova la mano per fortuna dell'Aurora, ma anzi non era Paparella, era nell'occasione Giacomini. E riparte Iesi, va in velocità, vedete, Pederzini può andare ad appoggiare al tabellone e c'è subito time out per Senigallia. Ultimi secondi di questo primo time out chiesto giudiziosamente da coach Foglietti, perché il primo lievissimo strappo dell'Aurora, e in meno se non è nulla di grave, di reparabile, però ha visto che qualcosa andava comunque sistemato, soprattutto per quanto riguarda le ultime azioni difensive. Riparte intanto Giacomini per la Golden Gas, Iesi schierata sempre a difesa individuale. Cicconi Massi lontano da canestro, poi c'è un fallo, credo, che viene attribuito alla difesa, vale a dire a Casagrande, primo fallo per lui, è arrivato un po' con il braccio sul corpo dell'attaccante, però diciamo sono contatti che normalmente vengono puniti. Seguiamo questa rimessa in zona di attacco, sono 14 i secondi di possesso per Senigallia. Piccherola ancora, stavolta c'è Paparella a gestire l'azione, la palla che gira, Pierantoni è un tiro nelle sue corde, mette la tripla e si sblocca anche lui. Giancarlo, facciamo notare una cosa, mentre intanto Casagrande prova con la stessa moneta, viene battezzato letteralmente dalla difesa e Casagrande ne approfitta alla grandissima, diventando il miglior realizzatore della partita. Non abbiamo notato, non abbiamo detto finora quanto sia Paparella fuori dall'azione, ma non perché sia fuori dalla partita, ma perché Bottioni, semplicemente magari amministrando in attacco, lo sta cercando di tenere fuori dalla contesa per non farlo accendere. Attacco Iesi, sotto canestro, Casagrande, il fallo, peccato, non va. Ci stava anche il gioco da tre. Qualche protesta da parte di Pierantoni, tra l'altro il fallo di Cicconi Massi dovrebbe essere il secondo fallo, non è una bella notizia perché uno dei due lunghi di coach Foglietti è gravato da due falli, e tant'è che entra in campo, c'è subito il cambio, entra in campo il numero Simone Pozzetti, Simone 55. 55, perfetto. E quindi ci saranno due tiri liberi per Casagrande, finora 2 su 4 per lui dalla lunetta, peccato perché alla fine della partita poi anche questi potrebbero avere un peso, ma vediamo intanto come se la cava dalla lunetta capitan Casagrande. Vorrei tornare alla precedente due azioni, le due triple scagliate in faccia, prima Pierantoni a Casagrande e poi la risposta di Casagrande, è un derby nel derby questo, due ragazzi si conoscono da una vita. Assolutamente, è anche un derby nel derby, è una botta, è un botta e risposta, e ci sono tanti ingredienti. Adesso tra l'altro Giancarlo ti offro questo spunto, questo assist, ne è entrato un altro che magari chi lo conosce lo sa bene, ma ecco, su Simone Pozzetti bisogna prestare particolare attenzione su qualsiasi fronte, perché è uno di quei giocatori che in questa categoria può far bene un po' di tutto.
È vero, ora vedremo cosa, che contributo riuscirà a dare la sua formazione. Intanto Jesi è volata sul più 8, un buon parziale, ma ripeto, la partita è lunga, mancano addirittura 5 minuti 25 al termine del primo quarto. Però Jesi sta giocando con sicurezza, direi, ha iniziato con il piglio giusto. Intanto c'è questa possibilità e c'è l'out. Magrini va a calpestare la linea di bordo campo, purtroppo succede, l'avevamo detto anche nella precedente partita, sono cose che capitano perché chiaramente non è neanche una disattenzione, perché la concentrazione porta sempre a guardare il canestro, a guardare la linea dei tre punti, e purtroppo è così. Seguiamo ora questa azione di attacco del Golden Gas. Gorini in percussione, scarica fuori per Pier Antoni che non trova la mano, e bel rimbalzo di Magrini, vola ancora in contropiede Jesi. Bella la combinazione tra Pedersini e Casagrande, capitan Casagrande sfiora la doppia cifra, quella doppia cifra che tocca Jesi invece di vantaggio su 15-5 quando siamo entrati nella seconda metà di questo primo quarto. Dall'altra parte risponde Gurini, questo Giancarlo l'abbiamo visto già, è la quarta volta che esegue questa particolare azione Senigallia, tutto parte da un ricciolo di Gurini, spesso c'è lo scarico perché chiaramente la difesa viene attirata e spesso si generano voragini poi per Pier Antoni e per i tiratori. Eh sì, Gurini è un giocatore di lungo corso, tanta esperienza, tanti canestri segnati, tanti avversari ha fatto soffrire. Ora una bella percussione ed ora c'è l'antisportivo, non l'ho capito però a chi viene. A Magrini. Magrini antisportivo, era lontano dal canestro, io sinceramente non ho visto nulla. Intanto c'è stato il canestro della Golden Gas, dovrebbe essere stato di Paparella se ho visto bene. E meno 6 Senigalli, e poi ovviamente c'è anche questa sanzione nei confronti di Magrini, ma io sinceramente non ho visto nulla perché eravamo da tutt'altra parte, cioè qualcosa che è accaduto lontano da canestro. Forse un colpo nel tornare indietro, non... di fatto Magrini ha protestato poco, nemmeno io Giancarlo ho colto cosa realmente sia successo, fatto sta che dal canestro che è valso un mini parziale 4-0 che diventa 5-0 con il libero di Pier Antoni, Jesi poteva avere la palla per chiudere il parziale, adesso Senigalli ha dimezzato lo svantaggio e può ancora ridurlo. Tra l'altro salutiamo l'ingresso in campo dell'ex aurorino Antonio Valentini. Se due senigallesi giocano contro la sua città, Antonio con la maglia di Senigallia torna nel palazzetto che l'ha visto protagonista fino all'anno scorso. Intanto la tripla di Pier Antoni che riporta la Golden Gas sul meno 2. E Jesi in un attimo si è fatta rimangiare ben 8 punti di vantaggio. Match che si riapre improvvisamente, non che fosse chiuso, però intanto Magrini, la tripla! Magrini si va tra virgolette a vendicare. Sicuramente il contatto in precedenza era stato con Pier Antoni, visto che era andato proprio quest'ultimo in lunette. Intanto bel movimento di Gurini, poi forse il fallo di Pier Antoni che è andato a spingere. E secondo fallo anche per capitan Pier Antoni, che costa doppio perché non essendo semplicemente un fallo non essendo uno sfondamento, regala tra virgolette anche due tiri liberi a capitan Casagrande. Pier Antoni due falli, Cicconi Massi due falli, abbiamo visto che è già entrato Simone Pozzetti, a questo punto rimane solo Moretti in una situazione che, per quanto Pier Antoni sia molto esperto e sappia gestirsi molto bene, una situazione che comunque inizia a essere leggermente deficitaria. Intanto purtroppo lo 0 su 2 della lunetta e Jesi non riesce neanche a conquistare questo pallone, poi qualche problema nel controllo per Paparella, ma è ancora Senigalli a gestire la palla con 16 secondi di possesso offensivo e 5 punti da recuperare. Paparella ancora fuori per Valentini, Pier Antoni, poi attenzione Valentini, non va la tripla, e poi bel rimbalzo ancora, neanche a dirlo, conquistato da Casagrande. Bottioni, palla per Magrini, e poi però forse si esagera un po', Carlo, io qui sarei andato tranquillamente al tiro e Jesi subisce altri due punti. E infatti Coach Valli chiama immediatamente time out, 18-15, partita che adesso si gioca veramente anche su ritmi alti.
Giancarlo, ti do una chicca statistica. Iniziamo a guardare anche il tabellino, perché a 2 minuti e 53 dal termine, tabellino Riccardo Casagrande è già abbastanza pieno con 9 punti e il 50% dei liberi, poi già 8 liberi tentati e diciamo solo 4 mandati a bersaglio, 5 rimbalzi, un recupero e 5 falli subiti. E in effetti è quest'ultimo dato molto molto importante, perché 5 falli subiti, 4 dei quali lo hanno portato in lunetta, non è poco. Intanto proprio lui, la tripla dall'angolo, Casagrande! È la seconda tripla che porta Jesi di nuovo sul più 6. Vediamo però l'attacco di Senigallia, partita entusiasmante, stiamo vedendo veramente una bella pallacanestro e soprattutto, lo sottolineerò per tutta la telecronaca, tanta correttezza sugli spalti. E intanto però ci castiga proprio Valentini. Tripla piedi per terra, Antonio Valentini lo conosciamo bene, se gli si lascia quello spazio difficile che rifiuti il tiro e difficile che lo sbagli, però dall'altra parte anche Magrini stasera ha ritrovato quello smalto, non ce lo dimentichiamo, l'anno scorso a proprio a Jesi con Imola ne fece 25 con 7 su 11 da 3. Partita che sta decollando, ora bel recupero che però non va a buon fine da parte di Bottioni, ma importante che ci abbia messo la mano sulla linea di passaggio, interrompendo quantomeno questa azione offensiva. 9 secondi di possesso per Senigallia, 1,50 dal primo mini riposo. Vediamo questa azione, esce ancora Paparella, ora deve andare a cercare una soluzione, mamma mia, proprio la tripla la mette. Che giocatore Carlo! Tanta esperienza e soprattutto tanto 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 talento, perché oltre a essere allo scadere c'era anche l'opposizione di Isacco Lovisotto, che non è propriamente piccolo, diciamo così, perché dall'alto dei suoi 206 centimetri è uno dei giocatori più alti, se non il più alto in campo. Ancora un attacco contro la zona, stiamo vedendo che Senigallia sta sfruttando tanto questo fondamentale, Casagrande non riesce a trovare il canestro, poi prova a recuperare il suo stesso rimbalzo. Diciamo ottima difesa, forse anche leggermente oltre il limite di Simone Pozzetti, e dall'altra parte spende il fallo Casagrande, secondo personale anche per lui, e Coach Valli prontamente manda sul cubo dei cambi sia Marco Micevic che Fabio Giampieri. E quindi doppio cambio per l'Aurora a 1:11 dal termine di questo primo quarto. Non si va in lunetta in quanto solo ora Jesi esaurisce il bonus dei 4 falli, 2 punti di vantaggio. Intanto, come detto, doppio cambio Giampieri e Micevic al posto di Bottioni e Casagrande. C'è questa azione di attacco con 16 secondi in favore della formazione ospite, vediamo come riescono a gestire questa opportunità. Partita che sembrava più semplice per l'Aurora, ma ripeto, nel primo quarto un più 10 non significava assolutamente nulla, invece si è rimessa sui piani dell'equilibrio. E ancora Paparella a cercare la conclusione, questa volta però vicino al canestro, non ha la stessa fortuna di prima, bravura di prima, pardon. Diciamo che l'opposizione di Micevic si è fatta sentire, Micevic che esordisce di fronte al suo pubblico e potrà far vedere quelle che sono soprattutto le sue doti tecnico e tattiche, specialmente tattiche, perché è un lungo che può tranquillamente tirare da tre, bravissimo Lovisotto a metterci una mano, Magrini vuole subito azzannare, non c'è il canestro ma c'è un'altra azione offensiva. Beh, una parte di partita molto convulsa che Magrini risolve giocando un grandissimo gioco a due con Lovisotto, si sblocca anche Isacco, l'ultimo possesso è di Senigallia. E beh, quel recupero a metà campo è stato fondamentale, poteva significare il pareggio addirittura, o peggio, se avesse commesso fallo poteva costar caro. E ora vedete praticamente da casa sua la tripla di Paparella, che hai detto bene, quando la palla scotta è quello che si prende le iniziative, e va a chiudere sul meno 1, 25-24, con un punto da recuperare per Senigallia.
squadre che stanno per rientrare sul parquet dell'UBI BPA Sports Center di Jesi, un solo punto di vantaggio. Diamo un'occhiata alle statistiche di questi primi 10 minuti. Jesi che vince la sfida a rimbalzo 12-6, doppiando quindi gli avversari, grazie anche e soprattutto ai 5 rimbalzi catturati da Riccardo Casagrande. 7-5 il conto degli assist. Quello che pesa è che forse maggiormente, diciamo, ha tenuto Senigallia anche in partita sono le 7 palle perse che la difesa della Golden Gas, a cui, scusate, la difesa della Golden Gas ha obbligato Jesi. Un'Aurora che tira anche molto bene dal campo, ma con lui, il solo Casagrande in lunetta, e quindi con un 50% che poteva, diciamo, essere forse più alto. Intanto azione di Pierantoni, va a cercare fortuna sotto canestro, non è molto fortunato, dobbiamo dire, in questa occasione, ha fatto tutto molto bene, non ha messo forza sulle gambe. Giampieri intanto per Micevic e Lovisotto trovano una buona soluzione, i due lunghi dell'Aurora che si intendono molto bene, soprattutto Micevic ha creato spazio poi per Lovisotto. Assolutamente, ed è una caratteristica, diciamo, proprio della squadra di Valli, perché chiunque ci sia sotto canestro riesce a trovare molto bene il compagno, che sia un taglio sulla linea di fondo, che sia un alto basso, ma l'intesa spesso e volentieri viene trovata, come dall'altra parte Pierantoni ha trovato il canestro, tornando il miglior realizzatore di Senigallia con nove punti a referto. Ed ora il contropiede di Valentini per il sorpasso Senigallia, ma Jesi in questa occasione ha sciupato un'azione di attacco, troppa generosità da parte di Giampieri, che aveva comunque spazio per andare alla conclusione, ha preferito un assist che non è arrivato a destinazione. Intanto l'errore, poi si lotta per il rimbalzo e alla fine la recupera Giampieri. Pedersini, Lovisotto, si avvicina la conclusione di Lovisotto, non va neanche questa. Un momento difficile per Jesi, che non riesce più a trovare il canestro. Lo vedete, c'è ancora possibilità di andare in attacco. Giampieri in angolo e la sua mattonella non va, però, peccato. Momenti di frenesia in attacco, Jesi si è inceppata, a merito anche di Senigallia, ma appunto è questo il gioco di Senigallia, ossia cercare di non far segnare gli avversari, percorrere e mettere in difficoltà e togliere sicurezza alla squadra avversaria. Dall'altra parte Jesi ha smarrito qualche certezza in attacco e soprattutto in difesa ha avuto un paio di giri a vuoto che sono costati tanto, perché ora Senigallia è addirittura arrivata sul più 3. Si riprende a giocare con Magrini, poi in angolo Pedersini, Micevic, finalmente per Jesi riesce a ritrovare la mano, due punti che riportano l'Aurora sul meno 1, 29-30, a 7 minuti e 16 da riposo lungo. Un po' di pressione su Gurini, che vedete però con quanta esperienza si butta sotto, anche se non ha la possibilità di segnare. Riparte Jesi, attenzione, Micevic, è l'errore. E purtroppo Jesi fallisce l'opportunità. Attenzione dall'altra parte, Gurini tutto solo. Così non va, però. Così non va, Carlo. Non si può dimenticare un giocatore avversario in questa maniera. Gurini si era nascosto, diciamo così, sotto il canestro di Jesi. E nessuno si è accorto che Gurini era rimasto un giro indietro e allo stesso tempo era completamente libero di fare quello che ha voluto. E dall'altra parte continua la zona, c'è anche tanta un attacco, diciamo, convulso da parte di Jesi, che non riesce più a trovare i tiri che l'hanno tenuta in attacco fino ad ora. Giancarlo, come era successo con Teramo, Jesi al primo passaggio a vuoto, ora dovremo vedere quanto sarà brava a contenere queste difficoltà quando Pozzetti ne mette altri due a bersaglio e firma il massimo vantaggio Senigallia. Ma io sinceramente un time out ce l'avrei anche consumato in questa occasione. E intanto finalmente la tripla di Giampieri, che trova i primi punti, ma sono punti che danno morale all'Aurora, che si riporta sul meno 2. Come detto, io qualcosa avrei fatto, ora dovrà, attenzione però, ancora
un errore difensivo di Pedersini, gravissimo, buca l'anticipo e ancora meno 4 con Senigallia che rimane in vantaggio. C'è time out chiesto da coach Valli. Partita complicata per l'Aurora Basket, ma del resto nessuno pensava che fosse una partita facile, ma neanche per la brutta sconfitta subita al Tonnel Mare nel Canestro, che ovviamente aveva un significato relativo proprio per le caratteristiche della formazione di Senigallia e anche per il modo con cui ha impostato la partita. Vedete ancora difesa a zona, schierata a zona, quindi intanto vediamo cosa accade. Gli arbitri vanno, addirittura l'Aurora era scesa in campo in 6, c'è stato un mancato cambio, invocano il fallo tecnico, ma la palla in effetti non era stata ancora rimessa in gioco, per cui non vedo perché si insista su queste proteste. Palla non in gioco, quindi se c'è stata una svista e c'erano 6 giocatori in campo, secondo me non ci sono assolutamente gli estremi per il fallo tecnico. Vediamo cosa dicono gli arbitri. Lungo conciliabolo, la regola è quella, c'è solo fallo tecnico. Fallo tecnico, anche se... Ma la palla non era in gioco, io... La palla era stata appena rimessa, il problema è stato proprio quello, che la palla stava rotolando in campo, restava da capire semplicemente gli arbitri quando si siano accorti cosa abbiano valutato, quale sia stato il momento preciso, ecco. Gurini concretizza il tiro libero, non cambia il possesso per la nuova regola in vigore da un anno a questa parte, però brutta disattenzione Giancarlo questa. Eh sì, non sono cose, non si fa bella figura perché sono cose che veramente neanche nel mini basket, io mi auguro che dalla panchina si gestiscano meglio queste situazioni. Intanto fortunatamente dal campo arriva la tripla di Pedersini, non per essere polemici, ma queste cose possono costare caro. Un punto non deciderà la partita, ma tutto può essere. Intanto anche Iesi sta cercando di rimontare qualcosa, attenzione Pozzetti lasciato libero in punta e poi un'altra disattenzione, palla a due, possesso Iesi. La legge, possiamo dirlo, la legge truffa della palla a due, perché credo che anche tu Giancarlo sia uno di quelli che si iscriverebbero alla petizione per ristabilire ogni singola palla a due in una partita, dice Iesi. Si sono scontrati in due a rimbalzo, nessuno ha chiamato la palla, fortuna di Iesi che la freccia indichi il proprio attacco, però diciamolo che Senigallia ha avuto un altro tiro libero, dice, libero in senso troppo, con troppo spazio, e soprattutto ha avuto l'occasione di conquistare un altro pallone per una disattenzione di Iesi. Sì, in effetti sono cose che possono costare caro, perché quando poi la partita vive di episodi potrebbe anche andare avanti così, quando si tirano le somme degli errori anche banali qualcosa può avere il suo peso. Vediamo intanto come attacca la zona Iesi, Bottioni, una invenzione di Bottioni, ma ha lanciato un segnale, questa zona può essere tagliata. Può essere tagliata se la si attacca verticalmente, in questo caso Iesi è stata troppo sul perimetro senza cercare il proprio post alto, senza cercare un post basso,
e la difesa in quel caso vincerà sempre, perché la zona vuole esattamente quello. Intanto l'errore, ma c'è rimbalzo in attacco di Pozzetti, forse muove il perno, mi è sembrato di vedere un movimento un po' sospetto. Comunque si continua a giocare, attenzione, ora può andare in penetrazione e anche qui qualcosa c'è stato, anche qui ho visto un'infrazione di passi sinceramente, poi forse un fallo in attacco, vediamo cosa hanno fischiato gli arbitri. Esatto, fallo di Moretti, fallo in attacco di Moretti, è entrato in campo nel corso di questo secondo quarto, un punto da recuperare Iesi, e esce Valentini, ma Carlo, sarà perché non l'abbiamo visto mai in campo negli scorsi anni, Valentini ha fatto una grande impressione, nel futuro dell'Aurora probabilmente ci potrà stare anche lui. Assolutamente, ha avuto un ottimo impatto, ecco, è quello che gli viene chiesto entrando dalla panchina, ha fatto cose semplici, ha fatto le cose che lui sa fare e non ha affatto sfigurato. Dall'altra parte, ottimo gioco alto-basso, questo serve per attaccare la zona. Bottioni stavolta, come in precedenza con la penetrazione, anche in questo caso ha trovato la via giusta, ha causato un altro fallo, è solo il secondo di squadra, ma è il secondo anche di Moretti, quindi Pierantoni, Cicconi Massi e Moretti in questo istante, tre lunghi tutti con due penalità. Sì, in effetti abbiamo visto anche poi una differenza di chili, di centimetri tra Moretti e Micevic, quindi è un gioco senz'altro che può portare qualche frutto, però Iesi perde banalmente palla e c'è ancora l'attacco della Golden Gas, però anche Giacomini commette un errore, una disattenzione grave. Bottioni va in percussione, il vantaggio Iesi di nuovo 38-37. Ottime soluzioni e soprattutto Giancarlo, bello il fatto che Iesi si voglia passare tanto la palla, ma quando ci sono occasioni come queste, nel primo quarto cercavamo il passaggio, in questa seconda frazione Bottioni ha detto ho il vantaggio, vado a tirare, due punti facili e nuovo vantaggio. Sono d'accordissimo, intanto bel lavoro di Pozzetti e la difesa va a commettere, no, forse vediamo a chi viene fischiato il fallo, credo a Bottioni sì, che protestava per movimento del gomito di Pozzetti, però ha avuto ragione l'attaccante, tra l'altro ha fatto una gran bella cosa riportando nuovamente in vantaggio Senigallia sul 39-38. Non l'abbiamo detto prima, l'abbiamo dimenticato, c'è un'assenza importante nell'Aurora Basket, Noah Jacquet, il play di riserva, tant'è che abbiamo visto Magrini per un certo periodo anche fare il portatore di palla, oltre all'assenza anche di Conte, direi che comunque è una situazione difficile da gestire e a questo punto ci aspettiamo di vedere migliori in campo, no? Non sappiamo quanti minuti migliori abbia nelle gambe, non sappiamo quali siano, come stia atleticamente, è arrivato solo nel fine settimana, potrebbe avere un po' di spazio, sicuramente se ne avrà contro questa zona, o Senigallia adatterà la zona oppure saranno guai, perché Iesi sta già tirando bene da tre punti e migliori sappiamo che è la sua specialità della casa. In questo caso Giancarlo, lascio a te il commento dell'azione, io dico solo è ai limiti dell'antisportivo. Ma io sono stato di questo avviso perché non c'è stata una ricerca del pallone, però eravamo talmente vicini al canestro che probabilmente gli arbitri non hanno inteso calcare la mano. Però vorrei ancora sottolineare il ruolo importante di Micevic in questa fase della partita, è con lui che l'Aurora sta cercando di battere questa, a parte le percussioni di Bottioni, sta cercando di battere questa zona che a lungo andare potrebbe essere controproducente per Senigallia, perché l'esperienza ci insegna che giocare a zona 40 minuti normalmente non porta da nessuna parte. Foglietti ha insistito finora e ha avuto frutti importanti da questa difesa, staremo a vedere poi cosa accadrà. Il fatto della difesa a zona può nascere anche dall'elemento falli, perché Senigallia ha parecchi falli commessi soprattutto nei suoi lunghi, quindi questo potrebbe essere un altro fatto determinante. Intanto 39 pari, 2.35 da riposo lungo. Hai detto bene Giancarlo sulla zona, però c'è da dire che da un lato è assolutamente giusto questo discorso, dall'altro però è una zona che ha inceppato Iesi, quindi Foglietti dice mi sta dando i miei frutti, perché io devo cambiare difesa. Intanto un'altra
azione controversa, definiamola così, sotto canestro. Arriva il secondo fallo di Pedersini, secondo giocatore di Iesi con due penalità, l'altro è capitan Casagrande che in questo quarto ancora non l'abbiamo visto. Diciamo che c'è stata sicuramente una spinta, ma come nel caso precedente è stata punita la difesa su Pozzetti con un doppio scontro di gioco, se così lo possiamo dire, altrettanto è successo in questa occasione. Poi Cicconi Massi non castiga Iesi trovando addirittura un airball su tiro libero. Però mi era sembrato che Cicconi Massi fosse completamente fuori equilibrio al momento della conclusione. Se poi sia stato vittima di una spinta, vabbè, a questo punto siamo distanti dal campo, quindi la nostra postazione è lontana, quindi gli arbitri sono sicuramente più vicini di noi. Però non c'era sembrato di aver avvisato un fallo. Intanto Bottioni da tre, la tripla! E non è uno specialista, ma vedete, il giocatore importante quando serve mette punti importanti. È il più tre per Iesi a due minuti dal termine del secondo quarto. 11 minuti, 7 punti con 3 tiri, 100% dal campo, la regia, la scossa e le soluzioni giuste contro la zona. Adesso serve Micevic ha il suo tiro, l'abbiamo visto, l'impatto di Bottioni, il tatticismo di Micevic, un'altra aurora, un'altra faccia. E adesso Foglietti forse deve pensare di cambiare qualcosa, perché Iesi se corre, trova le contromisure alla zona, rischia di essere un problema, soprattutto in una serata in cui Iesi sta tirando 6 su 9 da 3 punti. Ancora Bottioni per Giampieri, sotto per Micevic, la rotazione sul perno, altri 2 punti e c'è time out per Foglietti a 1:10 dal termine, con Iesi che si porta sul più 8. Ultimi 70 secondi di secondo quarto, più 8 Iesi, 47-39, il time out chiesto dalla panchina ospite. Abbiamo visto un po' di concitazione perché un time out forse arrivato un po' in ritardo rispetto a quello che avrebbero voluto, non abbiamo capito bene. Sta di fatto che Senigallia ha subito un paio di canestri pesanti, quella tripla in transizione di Micevic. A proposito di Micevic, vorrei dire che abbiamo visto come nella prima partita c'era mancato lui e a Cesena purtroppo l'abbiamo visto ancora a metà perché non era al top, no? E se questo è il vero Micevic, l'Aurora cresce e crescerà ancora, tanto più poi con l'innesto di migliori, no? Cosa pensi? Assolutamente sì, anche perché Micevic è proprio questo tipo di giocatore, sia di intensità che a livello tecnico che a livello fisico. Con l'innesto di migliori crescerà ancora, ma soprattutto con questo tipo di gioco, con questa organizzazione di gioco, Micevic può tornare a essere il Micevic che abbiamo conosciuto con Falconara e Montegranaro. Intanto la tripla, Giampieri, l'ex, seconda tripla per lui, riporta Iesi sul più 8, in precedenza la tripla di Moretti che era stato però lasciato direi troppo libero in angolo. Ed ora c'è una rimessa dal fondo in favore di Senigallia, ma credo che a giudicare da qualche timida protesta dei giocatori di Iesi, forse c'erano gli estremi per una deviazione da parte di un giocatore in maglia bianca. Comunque
la rimessa, ecco, l'arbitro ammette l'errore, ma è incredibile perché l'arbitro che era vicino all'azione non si è accorto, mentre il secondo arbitro ha ravvisato questa eventualità. Sono cose che un po' fanno arrabbiare, direi, ma ci dobbiamo pure riabituare ai due arbitri, i tre arbitri ormai sono un ricordo lontano. Assolutamente vero, Senigallia che in questo caso ha un fallo da spendere. Bravo Magrini a buttarsi e a interrompere immediatamente il tentativo di Senigallia, che sarebbe con cicconi massi sarebbe arrivata sicuramente al ferro. Ora Iesi dovrà restare attenta, restare sveglia, non prendere canestro e soprattutto 4 secondi, 2 falli da spendere, si può non far tirare Senigallia. Direi proprio di sì, adesso i falli vanno anche spesi bene, ecco, in effetti. Non arriva il fallo, arriva la linea pistata, la linea laterale di Paparella. Mamma mia, peccato, una palla persa che un po' brucia, però è anche vero che... ora attenzione, Iesi può addirittura andare alla conclusione da 3 e ci per un attimo non va a canestro, però diciamo che troppa grazia. Ora andiamo a riposo con questo più 8 che sicuramente darà sicurezza, darà un pochettino più di morale all'Aurora, ma la partita ancora è lunga e guai a sottovalutare Senigallia. Molto bene, tra qualche istante le due squadre torneranno in campo, ultime disposizioni da parte degli allenatori, vedremo sia Iesi che Senigallia come partiranno, se riproporranno gli starting five. Io prima di darti la parola e di dare un'occhiata alle statistiche, ho notato che Iesi si era utilizzato solamente 7 giocatori, Senigallia invece 9. Non significa che Iesi ha la panchina più corta, però probabilmente, credo che prima o poi migliori, potrà scendere in campo, perché tu giustamente hai detto non sai se ancora nelle gambe 40 minuti, ma nella testa e nelle mani ce l'ha di sicuro, no? Andiamo con le statistiche prima della ripresa. 25 punti segnati per ciascun quarto per l'Aurora, che ha scavato questo solco fondamentalmente nel secondo quarto con un 25-18. Iesi che è in vantaggio in tutte le principali voci statistiche, vince il duello a rimbalzo 22-16, 13 assist contro 8 e sale purtroppo il dato delle palle perse, 11 palle perse per Iesi, appena 6 per Senigallia a fronte di 4 recuperi. Da notare, Pedersini avrà avuto un paio di giri a vuoto in difesa, ma l'impatto silente, 6 punti, 3 su 3 dal campo, 100% dunque al tiro, soprattutto 6 assist, un'altra delle peculiarità di questo giocatore. Sono d'accordo, un paio di errori difensivi, ma per il resto ha fatto tante cose importanti. Ora attenzione, l'errore nel tiro da 3 da parte di Giacomini. E riparte Iesi, intanto Bottioni, subito Magrini, non ha spazio. E ora difesa individuale per la Golden Gas, Casagrande, poi Bottioni a centro area, perde palla, forse un contatto con il braccio, poi l'antisportivo di Magrini e qui c'è stato tutto purtroppo, perché in quella fase di gioco dalla panchina non sono molto d'accordo, forse Magrini ha toccato palla, però quando si commette fallo in una situazione del genere l'antisportivo scatta sempre in automatico e Magrini finisce la partita perché è il secondo antisportivo, Carlo. È una brutta notizia questa, doveva trattenersi, non commettere un fallo così ha significato perderlo per tutta la partita. Esatto Giancarlo, la regola è chiara, l'antisportivo se non viene cercata la palla è antisportivo, il doppio antisportivo così come antisportivo e tecnico causa la diretta espulsione e quindi oltre ai 2 tiri liberi al possesso per Senigallia, Iesi perde un altro giocatore diciamo dalla panchina e adesso vedremo quali saranno le contromosse. Caroli intanto manda a bersaglio il primo tiro libero, si sblocca e si iscrive anche lui a referto, 2 su 2,
e adesso servirà davvero la migliore Aurora per arginare questa situazione di emergenza. Una grande ingenuità, Valli se la prende con uno degli arbitri, però commettere fallo in queste situazioni si va sempre, si subisce sempre l'antisportivo, considerando che ce n'era già un altro e ha commesso veramente un'ingenuità. Gurini nella mischia, intanto gli porta Senigallia sul meno 4. Si mette male perché dover rinunciare a un giocatore importante come Magrini certamente non è il massimo, però si continua a giocare. Intanto qui forse c'era il fallo su Pedersini, vedete, smanacciano un po' tutti, Casagrande fuori per Miscevic, la mattonella prende la mira, sbaglia. È un brutto inizio per Iesi, a parte l'espulsione di Magrini. Ora vedete, non riesce a recuperare questa palla e per fortuna c'è l'errore. Bottioni, vediamo, e qui ci stava il fallo, perché non lo fischiano? C'era un fallo netto da parte di Giacomini e gli fischiano lo sfondamento. Ora deve fare attenzione perché rischia il fallo tecnico. Non ho parole perché mi sembra che gli arbitri le stiano prendendo di mira in questa occasione Bottioni. Nulla da ridire sull'espulsione di Magrini perché doppio fallo antisportivo. Non ho visto il primo, ma il secondo sicuramente c'era. Ora questo contatto, ma il rischio è che Iesi perda la testa e non se lo può permettere. Ha solamente 4 punti di vantaggio e una vita ancora per arrivare alla sirena finale. Assolutamente Giancarlo, questa è non tanto, non è solo un passaggio a vuoto, quanto è, diciamo, un cedimento mentale, perché dopo aver perso un giocatore importante, prendere tecnico, rischiare, perché Bottioni ha anche platealmente poi mandato a quel paese anche l'arbitro, lì c'erano gli estremi per un altro tecnico e un'altra espulsione. In questo momento Iesi, più che capire come attaccare la zona di Senigallia o come fronteggiare l'attacco della Golden Gas, deve tranquillizzarsi e rientrare di testa in partita. Vediamo Capitan Casagrande, recupero, poi finisce probabilmente fuori dal campo e il pubblico comincia a rumoreggiare. Io non l'ho visto sinceramente, ma sicuramente ha calpestato la linea di fondo campo. Ora gli arbitri ovviamente non ne perdonano più nessuna. Si riprende a giocare, 14 secondi di possesso, prende coraggio Senigallia, in questo caso più per demerito dell'Aurora, e Gurini va a inventare un canestro sulla pressione di Casagrande. E ora, se non fischiano questi falli, però lasciamo perdere, va bene. 2 punti di vantaggio Aurora. Bisogna restare calmi Giancarlo, perché nell'economia di una partita quello che ti viene tolto poi ti viene sempre ridato. Miscevic intanto, Giampieri, la tripla, Giampieri, è lui che toglie le castagne dal fuoco trovando il più 5. Gara ancora lunghissima, ma è un segnale importante quello di Giampieri. Da ex non gli sono tremate le mani. Ora l'errore di Gurini, una brutta gestione di questo attacco, e Iesi recupera palla a 7-19 dal termine di questo terzo periodo. Terzo fallo Bottioni per effetto del fallo in attacco e del fallo tecnico. Valli l'ha lasciato in campo, sembra aver recuperato un minimo di tranquillità, però questi gesti, soprattutto dopo un'espulsione subita dal compagno di squadra, comunque possono far del male. Però Iesi sembra aver ritrovato la concentrazione. Giampieri attacca al fondo, bello il taglio, e stavolta c'è il fallo ravvisato dagli arbitri. Gurini intanto in silenzio è arrivato a quota 13, miglior realizzatore dell'incontro, terzo uomo della partita in doppia cifra, secondo per Senigallia insieme a Paparella. Giancarlo, poi c'è da dire anche un'altra cosa: l'espulsione di Magrini ha privato Iesi di un esterno, non che ne manchino di esterni, c'è anche Franco Migliori in panchina e vedremo se in questa emergenza verrà deciso per un suo impiego seppur marginale, però ci ritroviamo con 3 giocatori che sono più dei piccoli lunghi che realmente degli piccoli d'impatto. Ma intanto
un altro fallo, secondo me, inventato, questa volta a favore dell'Aurora, perché ancora Casagrande non aveva il possesso, lui e Gurini si stavano un pochettino spingendo, ma poi dopo chiaramente queste cose fanno arrabbiare, come hanno fatto arrabbiare le cose prima che ha dovuto subire l'Aurora. Intanto palla a fondo campo, Micevic giustamente lascia che la palla sfili fuori, 8 secondi di vantaggio, di possesso per l'Aurora a 6.53 dal termine di questo terzo quarto. C'è un cambio intanto chiesto dalla panchina ospite, entra in campo Pozzetti al posto di Gurini che è gravato da 3 falli, quindi è stato una scelta direi più che oculata, perché ancora la partita è lunga. Pedersini perde per un attimo la maniglia, poi riesce a servire fuori Micevic e il fallo della difesa, in questo caso Pozzetti ha cercato di aggirare Casagrande in maniera fallosa. Giancarlo, c'è un dato da far notare, non è statistico, non è tecnico o tattico, è entrato in partita anche il pubblico. Se nella prima contro Teramo diciamo che l'Ubibanca Sports Center era stato tra virgolette un pochino forse silente, adesso è entrato in partita anche il pubblico, il doppio antisportivo, il tecnico, questa serie di fischi hanno procurato anche questo, stavolta un beneficio per l'Aurora. Casagrande intanto, 6 secondi, ora bisogna andare a cercare una soluzione, in angolo per Bottioni, la penetrazione non va, rimbalzo conquistato direttamente da Paparella, che però non accelera, chiuso da Giampieri, ancora Paparella, poi palla che gira bene intorno all'arco, ma sciupa tutto in questa occasione Giacomini, e può ripartire l'Aurora. Bottioni in angolo, tutto solo Micevic, non sfrutta, ma bel rimbalzo di Giampieri, extra possesso che Iesi deve assolutamente sfruttare a questo punto. Pedersini, c'era il fallo commesso da Giacomini, e quindi ancora rimessa in zona di attacco, ma dato importante a 6.03 dal termine di questo terzo quarto, Senigalli esaurito il bonus. 4 falli peraltro in appena 2 minuti o forse 2 minuti e mezzo, perché nel momento del tecnico di Bottioni era, il conto di falli era 3-0 con 3 penalità per Iesi. A 6 minuti dalla fine cercare di avvicinarsi, cercare qualche contatto può essere la chiave. Intanto Giampieri è sfortunato, peggiora un pochino la percentuale di Iesi, ma facciamolo notare, stasera 8 su 14 da 3 punti per l'Aurora. Eh sì, un bel dato statistico. Intanto ancora un tentativo, bravo in questa occasione Valentini di fronte al suo ex pubblico, non ha dimostrato la minima emozione, 5 punti per lui. Intanto ancora difesa zona per Senigalli, ancora Iesi che deve inventare qualcosa, palla sotto per Micevic, zona battuta in questa occasione. Oltre al discorso di prima, come battere la zona, Micevic, Casagrande, Pedersini sono i 3 giocatori che contro la zona possono scardinarla, perché possono invertirsi, possono ruotare, possono girare, possono giocare l'alto basso, sanno passare bene la palla, sanno attaccare. Questo deve fare l'Aurora piuttosto che limitarsi a far girare la palla perimetralmente. Anche Iesi esaurisce il bonus a metà del terzo quarto. Ed ora la rimessa in zona di attacco per la Golden Gas, palla che viene gestita sul mezzo angolo per Pierantoni, è un po' la sua mattonella quella, ed è bravo, avete visto, nonostante non ha avuto la spinta delle gambe, ma è un giocatore che ha qualche anno sulle spalle, la tecnica però è di prima classe ed è andato a segnare un bellissimo canestro. Vediamo Iesi come se la cava, Casagrande lungo e non riesce Micevic a conquistare il rimbalzo, più 4 Senigallia, Caroli, Paparella, giocatore pericolosissimo se non addirittura letale in alcune occasioni, ancora Paparella, poi Pierantoni, anche lui dall'arco è pericoloso, e alla fine una rimessa che dovrebbe essere per la Golden Gas, ultimo a toccare, Casagrande credo aver visto bene. Sì, avevi visto bene, hanno visto bene anche gli arbitri, tra l'altro uno scontro tra due pesi massimi che di sicuro non si tirano assolutamente indietro, e tra l'altro ci terrei a far notare come sia delicato adesso il ruolo di Bottioni, perché da un lato
deve essere molto bravo a far girare la squadra, dall'altro deve annullare Paparella e con tre falli senza spenderne ulteriori. Altra palla recuperata e c'è sempre Casagrande in mezzo. Intanto Pedersini, tiro frontale di Pedersini, non è molto fortunato. E rimbalzo conquistato ancora dagli ospiti, vediamo, perde la maniglia Caroli, era una palla d'oro questa perché aveva acquisito un vantaggio sul difensore. E intanto è arrivato il momento di Franco Migliori, per lui standing ovation qui all'UBBP Sports Center, aspettiamo con impazienza i suoi primi punti. Franco Migliori che con questa, diciamo che poi rivestirà un ruolo forse particolare, perché a guardare il quintetto potremmo dire che ci sono quattro lunghi quasi, perché tutti e quattro i lunghi possono agire anche sotto canestro. La palla gira tanto, quel che è certo è che Bottioni trova il canestro e passaggio contro passaggio, un nuovo passaggio. Stavolta Iesi ha fatto vedere quanto quoziente intellettivo cestistico ha messo in campo. È vero, ha giocatori che veramente si trovano a meraviglia in certe circostanze. Certo, attaccare contro la zona è sempre qualcosa di difficile, estremamente complicato. Intanto svetta Bottioni, se non è antisportivo questo. Valentini giustamente protesta, fa il suo gioco, ma sinceramente l'antisportivo ci sta tutto. E anche questo comunque serve per fare esperienza, un ragazzo che sicuramente rivedremo su questo parquet, ce lo auguriamo. Time out intanto chiesto da Senigallia. Tre minuti e 11 secondi al termine di questo terzo quarto, Iesi conduce di 6, gara apertissima e punteggio che nel corso del terzo quarto si è un pochettino abbassato, quindi sono un po' calate le medie, ma succede, ci sta anche questo nel basket, perché in questo momento sono più le difese che riescono a lavorare e limitare gli attacchi. Anche Iesi ha difeso bene in un paio di occasioni, ha acquistato un paio di rimbalzi importanti. Intanto Bottioni in lunetta per il più 7, Aurora 59-52. Evidentemente c'è stato un tecnico. L'antisportivo, chiedo scusa. Carletto non segue, lo rimandiamo a settembre. Rimandiamo in materia cestistica a settembre. No, scherzi a parte, ci stai, perché c'è stato in mezzo time out, tra l'altro, che ci ha spezzato anche il ritmo. Più 8 Aurora. E sulla difesa zona reiterata, dovrei dire, di Senigallia, che però ha portato buoni frutti, e Foglietti fino adesso ci ha visto giusto, Iesi va ad attaccare. Pedersini ribalta per Migliori, non va la prima, scusate, Casagrande. Quindi è rimandato l'appuntamento al tiro di Migliori, che comunque si piazzerà sul suo angolino preferito e indisturbato, come ha fatto tantissime volte, magari andrà a colpire. Ora perde palla, forse ci stava il fallo su Migliori. Comunque Pedersini, buon recupero di Franco Migliori in punta, preferisce iniziare un'azione di attacco. Casagrande, vedete, e qui riesce poi a servire Migliori, non c'è spazio, ancora sotto per Micevic e il fallo. Sono rischiosi questi scambi stretti, utilizzando un termine calcistico, ma portano frutti, perché ora Iesi andrà in lunetta. Diciamo che non ce ne voglia il buon Valentini, nostro ex, però in questo caso ha commesso una doppia ingenuità, perché il passaggio era molto nello stretto. Gli allenatori dicono: non stiamo troppo stretti, perché in queste circostanze un uomo può marcarne due poi.
lui si è fatto tagliare davanti e ha messo anche la mano quando Casagrande era completamente chiuso. Il fallo di fatto però non frutta troppo per l'Aurora, perché Casagrande conferma la media e fa un nuovo 1-2. Intanto un po' di ossigeno per Micevic, che ancora non ha i 40 minuti nelle gambe, ma ha disputato una buona partita. A riposo era quello che nel rapporto tra minuti e valutazione aveva fatto le cose migliori, probabilmente, al di là di Pedersini, che come abbiamo detto ha fatto tante cose importanti. Lo è rimasto. Ed ora rischia qualcosa Pozzetti. Ancora la difesa di Iesi, non c'è spazio, Valentini deve andare alla conclusione. E poi però c'è un bel extra possesso per Senigallia, un po' di disattenzione da parte della difesa, palla arrivata un po' lunga, tutti impegnati nel tagliafuori ma hanno lasciato troppo spazio. Ora però difende bene Iesi, Senigallia ha tentato qualcosa di simile, gli scambi sullo stretto come ha fatto Iesi prima, però diciamo che in questa occasione Pedersini ha allungato la zampa, ci consente il termine, è andato a fare un'altra cosa importante, no, per la sua squadra. Assolutamente. Coach Foglietti capisce che forse è il momento in cui non gli riescono più certe cose in attacco. Iesi sta prendendo le misure della difesa della sua squadra e allora rimanda in campo Gurini, perché sappiamo che le partite non finiscono fino all'ultimo momento. E intanto Migliori non trova i primi due punti della nuova avventura iesina, però Iesi qui avrebbe l'occasione in questo minuto e mezzo di mettere un vantaggio non importantissimo, non, o meglio, non decisivo, ma che potrebbe essere importante. Mancato recupero della difesa iesina, ma comunque è stato chiuso Pierantoni senza falli commessi. Probabilmente è stato Migliori a mettere le unghie su questo pallone. Comunque 13 secondi di possesso offensivo per la Golden Gas. Gurini, mamma mia! Non è fortunato in questa occasione. Può imprecare, glielo concediamo, perché ha tirato tiro aperto, intelligente, ha fatto la cosa giusta nel momento giusto. Buon per Iesi. Ora un'infrazione di Valentini che colpisce la palla. Si arrabbia un po' Valli, perché in un passaggio dietro la schiena come quello nel secondo quarto Iesi ha perso un pallone importante. Direi che per lo spettacolo c'è tempo, arriviamo agli ultimi secondi se la partita ce lo concede, no? Ma in certi casi, Giancarlo, sono fatti, ci sono dei momenti in cui vanno fatti quei passaggi spettacolari, ma allo stesso tempo efficaci, magari per proteggersi da un uomo o perché è l'unica via per far arrivare il pallone dove lo si vuole far arrivare. In questo caso serviva forse un po' di pazienza in più, come ce l'ha avuta Iesi, anche se non è fortunata, ma brava, perché ha costruito e ha ritrovato il rimbalzo in attacco. Ed ora la possibilità per andare ancora alla conclusione. Bottioni deve accelerare, 5 secondi, tiro, l'errore, mamma mia. Poi c'è un fallo, vediamo, forse di Pozzetti. È un buon fallo per Iesi, un cattivo fallo invece per Senigallia, perché il tiro di Bottino non aveva neanche colpito l'anello, quindi i 24 secondi erano quasi scaduti. Però stando in mezzo al campo, l'abbiamo detto diverse volte nel corso di questa telecronaca, l'istinto ti porta a volte a commettere errori, e del resto è molto facile seduti qui in tribuna stampa commentare la partita e diversamente stare in mezzo al campo. Intanto Lovisotto mette a segno il primo tiro libero. Cosa strana, a riposo le due squadre avevano tutte e due il 50% dalla lunetta. Ora Lovisotto fa il 100% e forse il massimo vantaggio Iesi sinora, più 11. Dici bene, Giancarlo, il massimo vantaggio che inevitabilmente, diciamo, perché sapevamo che si sarebbe preso questa responsabilità. Emiliano Paparella riporta a sole 9 lunghezze. Quando ci avviciniamo all'ultima sirena, Iesi non può andare fino in fondo, ci sono un paio secondi di discrepanza. Bella la percussione, Giampieri è il suo tiro, lo sbaglia, ma c'è il rimbalzo Casagrande, c'era il contatto, non riesce a tirare Iesi, Giampieri sfiora il recupero, ultima azione dove è successo di tutto veramente, tranne il canestro. L'ultimo riposo, all'ultimo riposo il tabellone recita 63-54 per l'Aurora.
Zárate. Squadre che tornano in campo per questo ultimo quarto, 9 punti di vantaggio per l'Aurora Jesi dopo aver toccato il massimo vantaggio di 11, massimo vantaggio della partita ovviamente, ma Paparella, neanche a dirlo, ha ricacciato subito Jesi sul più 9, quindi non ha avuto per pochi istanti il doppio, la possibilità di avere un vantaggio in doppia cifra. Ecco, riparte la partita, Casagrande per Giampieri. Vediamo, prima di andare a commentare le fasi salienti del terzo, dell'ultimo quarto, intanto vediamo Migliori, si crea spazio, la faccia tosta di Migliori, avete visto, palleggio, arresto e tiro. Pensavano che Migliori non avrebbe mai tirato, in realtà Franco si è visto tutto quello spazio e per lui è stato veramente un tiro libero. Primi due di questa nuova avventura e nuovo più 11. Miglior modo di iniziare il quarto e soprattutto di contrastare un altro e l'ennesimo attacco di Jesi contro la zona di Senigallia. E vedete Migliori che va a disturbare in maniera forse decisiva Pierantoni. C'era il fallo. Arrivato un po' a scoppio ritardato, perché sono contatti che vanno comunque puniti, perché se c'è stata molta severità nei primi due quarti non si può poi mollare e lasciar correre su questi contatti. Jesi ha 11 punti di vantaggio, gara ancora lunga, un'eternità, quasi 9 minuti, poco più di 9 minuti da giocare, però direi che comunque Jesi ha alzato la testa, si è rinfrancata, ed ora c'è il fallo di Gurini, vedete qui l'esperienza, quarto fallo di Gurini, che Migliori direi si è andato un po' a cercare, no? Questi sono giocatori scafati nel senso che hanno giocato anche su certi campi dove il pubblico non ti perdona nulla. Assolutamente Giancarlo, ma soprattutto è l'abilità di capire la situazione, di leggere la situazione. L'abbiamo detto, Franco Migliori è arrivato ieri a Jesi, non ha praticamente allenamenti sulle gambe se non una sgambata leggera, eppure lui legge benissimo quello che è il momento della partita, legge quello che c'è da fare in quel momento della partita. Ha visto Gurini con le braccia leggermente larghe, Gurini aveva tre falli, gli ha fatto fare il quarto, intanto dall'altra parte arrivano i tre secondi nel momento peraltro in cui Lovisotto stava per uscire dall'area. Questa è palla persa di squadra, nelle statistiche finisce come palla persa di squadra, noi non ci sentiamo di definirla così. Beh guarda, nel mini basket ancora li fischiano queste cose, no? A parte gli scherzi, diciamo che oggi si sorvola molto più spesso su queste cose, magari anche sull'altro canestro, perché anche uno come Pierantoni, giustamente sfruttando il suo fisico, la capacità di giocare a spalle a canestro, può anche lui fermarsi sul pitturato per qualche istante, ma sono cose che poi non contribuiscono allo spettacolo, insomma, fischiate di questo genere. Però va bene, adesso diciamo che la partita continua, abbiamo visto ben altre cose importanti in questa partita. Intanto Casagrande a difendere, bravo in questa occasione Ciccone Massi, giovane, più giovane di lui, può darsi lui l'avrà visto anche, e qui c'è il fallo di Caroli. E anche forse il tecnico, vediamo, il tecnico a chi lo danno, non so se lo danno a Cicconi Massi, che tra l'altro era da tutt'altra parte, o alla panchina, non so. Penso alla panchina Giancarlo, perché mi sembra che, esatto, perché il dito era indicato contro la panchina più che verso Cicconi, che non ha veramente detto niente, se non aver fatto un gran bel movimento che è nelle sue corde, perché lo conosciamo bene, lui è un altro di quelli cresciuti su questi parquet in questa regione e lo sappiamo che è in grado di fare questi gesti. Intanto Jesi continua a litigare con la linea della carità, con l'errore di Giampieri. Se non andiamo errati, controlliamo subito le statistiche, il dato arriva a 11 su 19. Vediamo su questa rimessa, difesa individuale di Senigallia, poi vediamo se torneranno a zona, ma credo che oramai dovranno difendere anche con un pochettino di pressione in più. Intanto Pederzini si scompone un po', poi riesce a servire Giampieri sotto per Casagrande, bel gioco a due, una delle cose più belle che abbiamo visto nel corso di questa partita. Intanto di nuovo più 11 Jesi, Paparella, poi Cicconi Massi, quindi
palla che è ancora lontana da canestro e Valentini riesce a seguire Caroli, attenzione la tripla che non va, ma bel rimbalzo offensivo di Pierantoni e poi il fallo di Migliori, fallo di Migliori che abbassa il braccio probabilmente tenendo le braccia alte, poteva evitare questo fallo e Pierantoni comunque il canestro forse l'avrebbe trovato lo stesso, però non ci sono tiri liberi a questo punto perché il fallo era su Pierantoni, credo. Ah no, si è andata ad asciugare, abbiamo visto avvicinarsi alla panchina, pensavamo che uscisse, invece giustamente andrà lui in lunetta. L'abbiamo detto anche prima, no? Se nel basket ancora esistono delle bandiere, uno è lui, proprio Pierantoni, una carriera, credo che abbia giocato quasi sempre solo a Senigallia, no? È diventato un simbolo. Assolutamente, soprattutto diciamo negli ultimi 10 anni, ma Mirko mi perdonerà se sbaglio la cifra esatta, sia stato sempre capitano. Da quando è tornato a Senigallia lui è stato il capitano alla bandiera e continua a tenere alta la sua bandiera portando ogni anno Senigallia a stupire, perché c'è molto del suo. Questa sera lo abbiamo visto, si è fatto sentire a rimbalzo, insomma ha fatto la sua partita ed è già a 13 punti e non è che sia stato trascendentale nelle giocate. 38 anni di grande esperienza, di saggezza, di capacità. Intanto Bottioni, qui c'era un fallo e lo fischiano in ritardo. A me queste cose fanno molto arrabbiare perché il contatto era evidente. E un arbitro che fischia in ritardo significa che non ha le idee chiare e ci deve pensare su, e sono pericolose queste situazioni. Iesi conduce ancora di 9, la gara ancora molto lunga, 7:41 al termine. Bottioni intanto non ha spazio, mismatch con Pierantoni, cerca di batterlo in uno contro uno, un brutto pallone per Migliori, peccato perché aveva scelto di fare la cosa giusta, cercare di penetrare contro un lungo, poi però si è spenta la luce forse, o forse nessuno ha seguito il suo taglio. Direi anche Giancarlo che la difesa di Senigallia è stata molto brava, ha condizionato Bottioni sul lato in cui voleva condizionarlo, si è chiusa e poi, diciamolo, noi lo sappiamo molto bene, coach Foglietti viene da Pesaro, sappiamo bene come si difende a Pesaro, non si può chiedere all'arbitro un fischio ad ogni possesso, in certe situazioni non c'è il fallo, in altre è situazione limite che alcuni arbitri interpretano in una maniera, alcuni in un'altra. Questo tipo di difesa, questa è la difesa di Senigallia però, e Iesi deve adeguarsi e conoscerla bene. Intanto Bottioni su Paparella cerca di restargli appiccicato, poi l'aiuto difensivo di Lovisotto, Paparella alza la parabola, qui c'era fallo forse su Casagrande, ma c'era fallo su Casagrande, ma non è possibile, non è possibile, c'era fallo su Casagrande in questa azione di rimbalzo. Bravo comunque Caroli a trovare il canestro e anche il tiro libero aggiuntivo. Intanto Lovisotto lascia il posto a Micevic che sta crescendo finalmente dopo essere rimasto a lungo a seguire i compagni a bordo campo per un fastidioso infortunio subito in fase di preparazione atletica, ora finalmente utilizzabile, ma direi che nel frattempo dobbiamo anche segnalare il meno 6, Senigallia si è riavvicinata grazie a questi 3 punti di Caroli, un canestro importante questo. Assolutamente. Caroli è il giocatore che si è, gli esperti lo conosceranno bene, lui è stato l'anno scorso a Brescia e è molto bravo nell'eseguire proprio queste giocate. Intanto Migliori si prende un'altra conclusione, stavolta è lunga, c'è l'errore, occorre una difesa per Iesi per fermare il momento, altrimenti sarà inevitabile ricorrere a un time out per Cosciuvalli che puntualmente arriva quando la Golden Gas si è rifatta sotto a meno 4. Thank you.
6 minuti e 31 al termine del match, appena 4 punti di vantaggio per l'Aurora Iesi sulla Golden Gas Senigallia, che non ha mai mollato neanche dopo il meno 11, che cominciava a presagire una situazione comunque difficile da gestire, ma si è dimostrato comunque formazione di valore, una squadra che non regala nulla, ha battuto Piacenza nell'ultimo turno, Piacenza che viene inserita nel gruppo delle migliori, poi ripeto gli equilibri sono tutti da valutare, da scoprire, come la stessa Zano che sarà la prossima avversaria di Iesi. La consapevolezza è che questo girone senza ombra di dubbio è il più duro di tutta la Serie B. Lo scorso anno eravamo abituati a questi discorsi, eravamo nel girone di A2 più difficile tra i due e ci abbiamo lasciato le penne, e anzi tre squadre che sono in questo girone ci hanno lasciato le penne, e quest'anno si dicono le stesse cose. Intanto Giampieri, tripla! E questi sono punti non d'oro ma di platino. Questi sono punti pesantissimi che arrivano da un giocatore che sente particolarmente, diciamolo, questa partita. Lo si vede anche con questa difesa che frutta quasi un recupero. Iesi è tornata con un'altra faccia, deve cercare di non prendere canestro, Paparella cerca l'invenzione, c'è l'errore, bravo Migliori a prendere il rimbalzo, un altro canestro e sicuramente Giancarlo vedrà che arriverà il contro time out, perché l'uscita di Iesi in questo caso da questo time out è stata veramente a livello di intensità ottima. Eh sì, due bellissime cose di Giampieri, ora il semigancio di Micevic, si lotta, frana a terra un giocatore, non c'è fallo. Ora dall'altra parte Pier Antoni sotto per Cicconi Massi, bella bella azione di Senigallia, bella azione di Senigallia. Dall'altra parte c'era Casagrande contuso in un precedente scontro, e più 5 Iesi. Intanto Cicconi Massi lascia il posto a Gurini, giocatore importante che giustamente Foglietti manda di nuovo nella mischia. 70-65 intanto il vantaggio di più 5 a favore di Iesi a 5 minuti e 19 dal termine del match. Partita non aperta, apertissima, che Senigallia ha avuto il merito di tenere sempre aperta nei momenti in cui Iesi ha cercato con qualche strappo di portarsi in vantaggio con una doppia cifra di vantaggio. Ora seguiamo questa azione offensiva di Iesi. Ora a questo punto i palloni sono tutti importanti, sono tutti d'oro. Migliori intanto per Bottioni, non c'è spazio, gran lavoro di Micevic per crearsi la posizione, l'errore ma la correzione di Casagrande, il capitano ci mette la mano nel momento, e qui c'era l'infrazione di passi probabilmente, comunque non è fortunata Iesi, non è fortunata, però va detto che in due si sono buttati sulla palla e hanno dimostrato comunque di volercela fare a tutti i costi. Poi ci sta anche questo, no? La palla a volte diventa una saponetta. Per il 99% di quello che è stato fatto in questa azione è stato bellissimo. C'è quell'1%, ossia che Iesi sembra troppo forse su di giri, non a livello di convinzione, perché questa è la convinzione che deve esserci, ma c'è troppa smania di vincere questa partita. Questa partita si vince possesso su possesso, cercando di non cadere nelle trappole di Senigallia, anzi creando delle trappole alle avversarie. In più Iesi gioca con questi tre esterni quasi lunghi da molti minuti, e il segreto può essere attaccare proprio Gurini. Paparella si divora al canestro, Caroli pesta la linea. Giancarlo, mi permetto, sai che parlo solo di metro, in questo caso gli arbitri invece di fischiare passi hanno visto un tocco che non c'era. Non ho visto nulla e non azzardo nulla. Diciamo che io non uso mai il termine fortuna, o cerco di non utilizzarlo mai, fortuna e sfortuna nello sport, le sfortune sono ben altre nella vita, però Iesi è stata fortunata in queste cose, dobbiamo dirlo, perché era una bella palla questa in favore di Senigallia, che poteva, per non parlare poi dell'errore precedente di Paparella, no? Che aveva trovato una buona soluzione in una selva di braccia. Ora Migliori si porta sul mezzo angolo, lunga la conclusione, un po' di fortuna aiuta il gaucho Franco Migliori, sono 4
tre punti per lui in questo punto, ma il meglio lo farà vedere sicuramente nelle prossime partite. Diamogli tempo. Intanto una forzatura incredibile di Paparella, poi ancora un errore, Senigallia si sta mangiando palloni importanti. L'errore di Migliori, ma rimbalzo conquistato da Bottioni. Si sta disunendo Senigallia, non può permetterselo. Intanto Migliori lo lasciano tirare. Franco Migliori! Time out Senigallia. Time out chiesto da coach Foglietti, è un momento difficile, veniamo da una follia di Paparella, ha scagliato un pallone incredibile verso il canestro di Sino, era completamente fuori ritmo. Giocatori come lui quando sentono l'odore del sangue solitamente, no? Cercano di colpire, però secondo me non ci stava proprio questa conclusione, perché ha danneggiato Senigallia in un momento in cui aveva bisogno invece di punti sicuri, no? Sei d'accordo? È vero Giancarlo, però Paparella è questo, questa volta è venuto fuori questo tiraccio, la prossima volta credo che l'esito possa essere diverso. In uscita dal time out Senigallia si affida ovviamente al giocatore di maggiore esperienza Gurini, che per la seconda volta viene beffato. Bravo Migliori in questo caso a temporeggiare, perché no, diciamolo, le partite del basket finiscono al suono della sirena, però c'è il rischio qui che Iesi rischi di scappare. Bravo Valentini a spendere fallo, due liberi per Casagrande che riparte dal 5 su 10. Speriamo bene, speriamo che Casagrande quantomeno mantenga come minimo la media, ma sono sicuro che farà 2 su 2, in questo momento così importante non gli tremerà la mano. Io faccio gli scongiuri, mi perdonino da Senigallia, niente. Il primo l'ha sbagliato, vabbè, diciamo accontentiamoci di un 1 su 2 che lo tiene in media. Questa volta va e sono 12 punti, massimo vantaggio ottenuto sinora dall'Aurora a poco più di 3 minuti dal termine di questo match. Vediamo ancora in campo Valentini, sta giocando da protagonista, un ragazzo che abbiamo visto nascere, si può dire crescere comunque cestisticamente. Vediamo Gurini fuori. Ancora Gurini guadagna spazio e gli fischiano il fallo in attacco. Anche in questa occasione, secondo me, gli arbitri hanno esagerato. Quinto fallo, Gurini viene... Forse gli hanno fischiato anche tecnico, ho visto qualcosa. Sesto fallo che va alla panchina, ma soprattutto esce Gurini dalla partita. In questo caso, se gli si concretizza, perdendo Gurini e avendo tiro libero e possesso, potrebbe davvero essere una prima pietra sulla seconda vittoria stagionale per l'Aurora. Secondo me il contatto c'è stato, ma non era così eccessivo da giustificare un fallo in attacco. Peraltro dall'altra parte è accaduto qualcosa di simile nel corso del match, quindi non sarebbe comunque, non è la prima volta che accade. Il problema è che il possesso rimane al Golden Gas, ovviamente, perché... No, rimane riparte da Iesi per il fallo in attacco. Esatto, sì, no, infatti il possesso non era Senigallia, certamente. L'ingenuità comunque commessa da Gurini imperdonabile, perché va bene che ti fischiano il quinto fallo, però un giocatore d'esperienza come lui, no? Danneggiare la squadra con un fallo tecnico non ci sta. È un altro che sentiva tantissimo la partita comunque. Ora attenzione, perde palla Migliori e poi gli fischiano l'antisportivo. Mamma mia, ne stiamo vedendo di tutti i colori in questo giusto, finale. Giusto Giancarlo, giusto, perché Franco si era allacciato con il piede di Giacomini,
bravo anche Giacomini ad andare a cercarsi questa situazione oltre a buttarsi sul pallone. Giacomini tra l'altro un giocatore che non è ancora andato a referto, però diciamolo che è uno degli uomini di fiducia di coach Foglietti, un giocatore molto anche complicato da leggere tatticamente, perché sa fare molte cose giuste che magari non appaiono sul tabellino. Questo fallo antisportivo, il rimbalzo, il recupero, il fallo antisportivo subito sono una dimostrazione, perché da una possibile chiusura o comunque da un possibile meno 15, diciamo così, grosso modo, per l'Aurora, in caso di realizzazione di libero e di canestro, si è passati almeno 11 col possesso per Senigallia, che lascia una fiammella accesa. È un fallo alla migliore, lui ci ha abituato a queste cose, a queste piccole astuzie. Intanto bella penetrazione, però non altrettanto bella la conclusione, e sbagliano ancora, e qui ci stava il fallo. Questi fischi tardivi sinceramente mi fanno un po' arrabbiare, perché poi anche chi commette fallo giustamente ha anche ragione di protestare e di rammaricarsi. Valentini dovrebbe essere il quarto fallo e Iesi può andare in lunetta, perché Senigallia ha esaurito il bonus. Vediamo se Micevic riesce a fare bottino pieno dalla linea della carità. Credo che abbia un 2 su 2 dalla lunetta, correggimi se sbaglio in precedenza, vediamo. 1 su 2. Aia. Vabbè, vediamo un attimo se riesce a fare meglio. Sbaglia. E poi che arriva a 12 su 23 con questo errore. Mamma mia, è diciamo che è allucinante, come, però occorrerà forse lavorare un pochettino in palestra, no? Per migliorare. 1 su 2, niente, anche lui come Casagrande non è riuscito ad andare oltre l'1 su 2. Iesi mantiene 12 punti di vantaggio a 2:20 dal termine. C'era un bel recupero, poi viene finalizzato da Giampieri, avete visto? Che cuore questo ragazzo! La mano del gatto, proprio ha letteralmente portato via la palla a Giacomini, senza che Giacomini si accorgesse nemmeno che stava andando a rubargli la palla. Taglio di Migliori, ma riceve Micevic lontano da canestro. Rischia qualcosa, bello l'intervento di Giacomini che va quantomeno a costringere Iesi a gestire l'attacco con soli 4 secondi. E credo che ci sia time out da parte di Valli, che a 1:56 dal termine capisce l'importanza di questo possesso offensivo. Ancora 12 punti di vantaggio per l'Aurora Iesi, siamo negli ultimi 2 minuti e direi che la partita non è ancora arrivata all'epilogo. Questi 12 punti danno tanta sicurezza a Iesi, che non dimentichiamo ha giocato oggi senza il playmaker di riserva. Non l'abbiamo sottolineato e detto più volte perché sembra sempre crearsi degli alibi poi, no? Quando le cose si fanno difficili. E Iesi che ha giocato tutto il secondo tempo senza Magrini, che è un elemento importantissimo. Nonostante tutto direi che Iesi ha avuto la capacità, la forza, l'energia per avere sempre il controllo del match. Brava però Senigallia, lo diciamo, e Senigallia secondo me farà strada in questo campionato, che è sempre riuscita a rientrare. E bravo il pubblico delle due città, non c'è stato un solo fischio, un solo coro offensivo nei confronti dei giocatori dell'altra squadra, e questo è il basket che ci piace. Assolutamente è verissimo, l'abbiamo detto anche in apertura di partita, sono comunque due squadre che si sono incontrate spesso, dove nell'una ci sono degli amici, nell'altra ci sono degli amici, insomma lo sappiamo molto bene. E intanto con un solo secondo Giampieri prova la conclusione pesante, poteva essere quella della staffa, non va. Diciamo che i prossimi 3 possessi ci diranno se abbiamo ancora una partita o se Iesi potrà iniziare a esultare. Mamma mia, airball di Valentini, gli hanno dato un pallone che scottava, ma ha fatto bene a prendersi questa responsabilità, perché si cresce anche così, anche sbagliando queste cose. Intanto Bottioni e gli arbitri si guardano per capire di chi è il possesso, ma era evidente che c'è stata una deviazione da parte di un difensore. 1:25 al termine, 12 secondi di possesso per l'Aurora Basket, con queste nuove accattivanti magliette che rappresentano un po' un taglio con il passato, quantomeno non avendo uno sponsor di maglia per ora, sono e poi
sono un bello studio di colori, un bel taglio cromatico. Giampieri corto, peccato, non va, poteva forse chiudere lui il derby. 1-10 al termine, più 12 l'attacco ancora di Senigalli, e trova il canestro Giacomini. Sono due punti importanti, danno tanto ossigeno ancora a Senigalli. Ma stiamo entrando nell'ultimo minuto, Iesi conduce di 10. Il possesso gestito da Bottioni con Senigallia che, diciamo, non commette fallo, non aggredisce, sa tanto di presa a testa alta comunque. Giampieri con la sua classica uscita non riesce a dilatare il divario, ci prova ancora Senigallia, ancora capitan Pierantoni, l'ultimo a mollare, il mio realizzatore di suoi con 15 punti, 30 secondi alla fine, credo che la partita possa finire qui. C'è un ultimo attacco da parte di Iesi. Giancarlo, iniziamo le considerazioni finali. Sì. Una vittoria anche di carattere. Sì, esatto, esatto, perché Iesi ha reagito a tutti i tentativi di rimonta della formazione ospite e soprattutto non ha mai perso la testa e la concentrazione contro quella difesa a zona. Intanto migliore rete, non rinuncia all'attacco. Non rinuncia all'attacco nonostante la partita sia già in congelatore, ma è migliore è questo e dobbiamo prenderlo così, e metterà probabilmente altri due punti. Bene Iesi, bene anche Senigallia, poi certamente non esiste il pareggio nel basket, per cui a festeggiare Iesi, ed è giusto che una delle due squadre porti a casa i due punti. Ci aspettiamo una bella gara nel girone di ritorno, perché sicuramente Senigallia ce la metterà tutta per cercare di vincere. Esce sicuramente a testa alta la formazione di Foglietti, ma noi comunque festeggiamo questi due punti dell'Aurora che la proiettano verso il match con Lozano, che sarà un altro match difficile con tanta sicurezza in più. Soprattutto contro la capolista, perché se non andiamo errati ha centrato ieri sera al terzo successo consecutivo. Per Iesi è un'iniezione di fiducia, è, diciamo, uno sprint, tornare subito alla vittoria, e soprattutto l'abbiamo detto, vincere in casa quest'anno diventa fondamentale, due punti fondamentali, ma non c'è tempo di festeggiare troppo perché bisogna già pensare a mercoledì, subito il turno infrasettimanale. Diciamo che in questi sette giorni sia Iesi che Senigallia possono far capire a cosa ambiranno. Bene, tutto da Lubi, BPA Sports Center di Iesi, festeggiamenti di rito e anche gli abbracci di rito tra i giocatori delle due formazioni, ed è il clima che ci piace, che ci entusiasma questo. E per il, noi possiamo a questo punto congedarci, Giancarlo Esposto e Carlo che hanno condotto questa telecronaca vi salutano, vi danno appuntamento ai prossimi match interni dell'Aurora Basket. Anche questa Serie B si sta dimostrando spettacolare e mi auguro che il pubblico cresca ulteriormente, ma sono sicuro che mercoledì vedremo comunque una buona partecipazione. A voi tutti la buona sera.